Stavo giocando nel mio server quando ad un certo punto noto un nome nel pavimento. Sono andato sotto e ho visto che c'era Sean, che non si può far fuori purtroppo. Quindi me ne esco fuori casa, ma noto qualcosa di molto strano. In effetti c'è qualcosa qui ora che ci faccio caso. Ci sono delle torce che vanno, vedete, tutte da quella parte. Quindi mi chiedo che caspita sta succedendo qui. Cioè, nel senso, non è normale. Ok, muoviamoci. Oddio, che brutte cose che ci sono qua. Poi cos'è questa cosa? Io so che questa cosa si può attaccare. Però non sembra faccia niente. Il che è strano. E se vedete che la barra dei cuori è strana è perché è una mod, ovviamente. Questo, in effetti, questo è un modpack molto pieno di mod, appunto, quindi è normale che ci siano cose non vanilla, eh. Però devo dire che questo è un villaggio e peraltro le torce mi hanno portato qui e lì sopra c'è una torcia, quindi io immagino che esattamente perfetto. Ora io non so che cosa ci potrebbe essere qui intorno. Direi di prenderci anche un po' di pane, giusto per essere più sicuri. Io raga vedo cose che non ci sono probabilmente perché in questo mondo ho un sacco di paranoia, ho paura. Vabbè, scendiamo già che ci siamo. Oh mio Dio, sì, che bello! Dai, lo sapevo che prima o poi ritrovavo questi diamanti. Sempre credere in se stessi, ovviamente. È importante perché così almeno vedete, avete anche fortuna quando iniziate a credere in voi stessi. Però guardate, che bello, grazie. Adesso, oh mamma, che bello scavare i diamanti. Comunque, quando si trovano i diamanti su Minecraft è sempre una leggenda. Cioè, anche se adesso c'è la netherite, però comunque io a trovare i diamanti sono sempre felicissimo. Vabbè, andiamo però a capire cosa sta succedendo, perché non, immagino che da questa parte non ci sia niente. A parte qualcosa tipo, non so, qualcosa di strano, non so cosa fosse quella cosa, ripeto. Però vedo che qua in effetti c'è un'altra torcia che continua. Io ora però mi chiedo che caspita ci sia in questo posto. Direi di salire quindi. Mio Dio, non si vede proprio niente, è proprio buissimo. Ok, devo scavare su perché sennò adesso magari c'è tipo un mostro che si incavola, probabilmente Sean, una roba del genere, che si incavola e mi ammazza. Vuoi vedere? Ehi, ciao. Tanto ormai, guardate, ho già capito come funzionano queste cose, non mi meraviglio più. No, raga, che cosa inquietante. No, 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 ma che posto è sto qua? Io non ci vado più. Siete pazzi? Cioè, io non ci vado. Caspita, questa in effetti è la mia testa, raga. Sto cercando di capire che caspita. Vediamo. Ok, questa tecnicamente si chiama. Ma che. No, 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 mi fai male. Aia, ma che razza di gambe ha questo, raga? Ok, mi sa che non abbiamo trovato il segreto. Però comunque, questa testa in questo mondo continua a ricorrere. No, 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 devo prenderla perché questa qua è molto strana. Anche nello scorso episodio dove abbiamo trovato la Serbian Dancing Lady, che ve lo lascio linkato da qualche parte. Praticamente c'è stata una testa del genere, no? E questa è tipo la mia testa. Ok, per ora sto qui e suppongo che questa dannata testa, raga, c'entri qualcosa con tutto il mistero di questi mostri nel mio mondo. Ma non so ancora bene perché. Camminando nel mio mondo di Minecraft ho trovato F che in questo caso sembra non attaccarmi. E non posso nemmeno io attaccarlo in realtà. E c'è scritto Casa dei Misteri, non entrare. Ma cioè, sbaglio o c'è F che mi sta seguendo con lo sguardo? E no, non mi sbaglio. Vabbè, io comunque figuriamoci se non entro. Perché non dovrei entrare? Sembra una casa normalissima. Vediamo cosa c'è in questa cassa. Della cobblestone che prendo. Io spero che F non si arrabbia adesso e ho paura, perché se adesso gli prende il pazzo e tipo si mette ad uccidermi è un casino. Boh, qua sembra tutto quanto normale. Non c'è la porta. Vabbè, posso uscire. Sì, che posso uscire. Non preoccupatevi, io faccio un'ascia adesso. Vedrete che uscirò. Palese, palese, dai, ci sta. Possiamo uscire. Vero? Dai, ditemi che possiamo uscire, per favore. Certo. Un piccone, magari. Non lo so, dico. Lasciate like, per favore, lasciate like e iscrivetevi al canale. Please, per favore, fatelo. Grazie. Non si esce, vero? Vabbè. Suppongo che non sarei dovuto entrare proprio come c'era scritto sui cartelli. Rispettate i cartelli sempre, questo vi sia da insegnamento. Scendiamo. Non si scende, saliamo. Si sale. Che cos'è questo?
Qua c'è il vetro, ma suppongo non si possa rompere questo vetro. Dunque, se scendiamo lì sotto, e io non posso piazzare blocchi, perché vedete, in modalità avventura non si può piazzare blocchi, vuol dire che effettivamente se scendo lì sotto sarò bloccato per sempre in questo mondo. Il che non vogliamo assolutamente farlo. Qua io effettivamente potrei far esplodere tutto ciò, però non è detto che poi scendendo io sopravviva. E poi non è detto che sopravviva per le TNT. Vediamo invece qui cosa si deve fare. Allora, questo sembra effettivamente un labirinto che io percorrerò più velocemente, probabilmente perché... ok. Ah, avete capito. Bene, bene, bene. Allora, tecnicamente noi qua dobbiamo essere molto, molto attenti, perché effettivamente se andiamo lì potrebbe anche essere che non sopravviviamo, perché sotto... Ah no, sotto forse c'è un blocco d'acqua. Io non so se adesso è proprio preciso quel blocco d'acqua oppure no. Ma secondo me si è generato apposta, vedete? Va bene, proviamo. In effetti anche questo è l'unico che scende un pochino. Forse per... però stiamo attenti, eh. Ah, sapete cosa posso fare? Io posso mangiare una mela e poi dopo buttarmi. È l'unica cosa che mi viene in mente. Quindi dai, forza, non perdiamo altro tempo. Aia, scendi, 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 veloce, veloce. Ok, ok. Aiuto, aiuto. Che ansia, raga. Non voglio mai più avere niente a che fare con questo. Se voi volete, porterò altri video con questi segreti in questo mondo. Tanto ne spawnano un sacco. Sento uno strano rumore nelle vicinanze di questa piramide vetrosa. Decido di andare a capire che cosa è successo, quindi entro nella piramide. Cos'è sto schifo? È di nuovo la F che si muove. Avete visto come si muoveva tipo, non so come dire, il muso, i denti? E poi sopra sembra ci sia una tempesta. Comunque queste F purtroppo respawnano, infatti guardate qua adesso. Eccola, vedete? Vabbè, adesso io ho un po' atteso perché in realtà non è difficile da uccidere. Quindi, vabbè. Qua davanti succede una cosa un po' strana. Io non so che cos'è che mi blocca, però... c'è qualcosa che mi blocca, è un labirinto. È un'altra delle mille prove alle quali sono sottoposto. Ma, ok, non posso andare. Ah, forse perché qua si salta. È la lava. Bene, c'è una serie di lava assurda. Stavo per morire. Pessima idea andare qua, Dunis. La parte più brutta stava per arrivare. Finisco questo percorso, in realtà abbastanza semplice. Mi sembra abbastanza semplice, non è che ci voglia un genio. Ok. Non mi fido. E vengo teletrasportato nel villaggio oscuro, dove letteralmente non si vede niente, oltre che alberi, case strane, villager che dormono. È una presenza molto particolare che nessuno vorrebbe mai vedere. No. Via, ho un mezzo cuore, ho un cuore. No, non posso correre. Scappa. Vai in casa, in casa. In casa, no, ci si mettono pure le bacche di schifo a farmi male. No, voglio un'altra casa, ok. Perché praticamente quella casa non c'era niente. Io ho bisogno di cibo, perché qua... Ma perché ci sei ancora tu, brutto, stupido, ignorante che non sei altro? Vai via. Stop. Ah! Mai fare male ai villager. Comunque ho chiuso F dentro. Tu, F schifoso, non ti permettere mai più. Cos'è questo buio che ci circonda? Che diavolo di villaggio è questo? Minecraft, perché sei così oscuro? No, c'è di nuovo. C'è di nuovo. Come ha fatto ad uscire? Ma... Ok, io non capisco, non riuscirò mai ad uccidere questo... No.